Solo 3 minuti su YouSlow Web Radio. Bentrovati e bentrovate amici e amiche di YouSlow Web Radio per la nostra striscia quotidiana Solo 3 minuti a cura della redazione, quest'oggi a cura di Brigida Molinelli. Torniamo su un tema di cui vi avevo parlato anche tempo fa, cioè del rapporto di lavoro e dell'uso del web nell'ambito appunto dell'attività lavorativa. Quest'oggi commentiamo una sentenza della Cassazione dell'11 aprile 2022. Sparlare dei capi per la Suprema Corte non è reato, in conversazioni private extralavorative si può fare. Dunque, peraltro, gli ermellini hanno stabilito che l'utilizzo della chat non è di per sé, sintomo di una maggiore diffusività dei contenuti denigratori. È stata respinta la richiesta di una società di vigilanza privata di considerare come un comportamento scorretto i giudizi molto negativi espressi dal comandante delle guardie giurate di Udine nei confronti del presidente e degli amministratori delegati della società. Si tratta dell'Italpol S.p.A. nell'ambito di una conversazione con un ex collega su WhatsApp, della quale era rimasta traccia nel PC aziendale. Il dipendente era stato licenziato per giusta causa nel 2017. Tra le contestazioni che l'azienda aveva mosso al dipendente c'era quella di aver tenuto una conversazione via WhatsApp con un ex collega, appunto, in cui veniva criticato e denigrato il comandante, insomma i responsabili della società datrice di lavoro. In primo grado il tribunale di Udine aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per difetto di giusta causa. La Corte di Appello di Trieste aveva poi invece ritenuto la conversazione non avere alcun rilievo disciplinare, mentre aveva accolto parzialmente il ricorso dell'azienda sulle altre due contestazioni. Contro l'esito del giudizio di appello, entrambe le parti avevano presentato ricorso in Cassazione. In merito ai giudizi poco lusinghieri rivolti ai vertici dell'azienda, la Suprema Corte ha osservato che le dichiarazioni contestate erano state pronunciate nell'ambito di una conversazione extralavorativa del tutto privata, senza alcun contatto con altri colleghi di lavoro, per cui erano circoscritte a un ambito totalmente estraneo all'ambiente di lavoro. In più, il fatto che si svolgesse via WhatsApp non incideva, secondo la Cassazione, in alcun modo nel giudizio, visto che, scrivono i giudici, resta irrilevante lo strumento di diffusione utilizzato per dichiarazioni non destinate a ulteriore diffusione, come accertato nel caso di specie. Dunque, esprimere giudizi pesanti e lesivi non è una condotta di per sé idonea a violare i doveri di correttezza e buona fede, per cui il dipendente non incorre in sanzioni disciplinari né tantomeno può perdere il posto. Solo 3 minuti su YouSlow Web Radio.